Cosa sono questi bei salumi che ci sta affettando? Allora, questo è un salume tipico valdostano, fatto con patate, lardo, c'è qualcuno che ci mette anche il pieco da morso dentro e varie spezie. Mentre invece questo c'è un 50% di carne maiale, 50% di mucca, e lardo, carne e spezie varie. Okay. Tutti i prodotti? Prodotti che le facciamo noi in azienda. Ma adesso non ho capito, l'azienda perimetrale, anche la scuola? Sì, l'istituto di corsi. C'è una scuola agraria. È l'istituto regionale che si occupa appunto... Il pane... Escono periti? Sì, periti. Poi se vogliono continuare vanno... Però la scuola... Sono 5 anni. Invece sto pane qui nero lo facciamo. Abbiamo recuperato delle vecchie varietà di segale e di frumento che c'erano qui in valle. Bellissimo. E abbiamo insomma riseminato e abbiamo provato di fare questo pane, quindi c'è il 20% di segala e l'80% di frumento. Viene cotto dentro un forno a legna come una volta e tradizionalmente. Ma queste varietà che avete recuperato cosa hanno di diverso dalle varietà? Praticamente c'era questo problema che il frumento e il segale che c'era qui, tutti si lamentavano che non maturavano più. Ah, quindi hanno un tempo di maturazione. Allora cosa no, perché una volta hanno selezionato, perché veniva a 1000, 1008 addirittura. Sì, no? Sì, a Verso, abbiamo trovato delle. Lo seminavano in che stagione? Lo semina in autunno, per raccoglierlo poi il mese di luglio. Però cosa succedeva? Che se tu metti quello di pianura, qui non matura. E quindi hanno abbandonato, dicevano, ma non è cambiato il tempo, la stagione e tutto. E mentre invece siamo riusciti a recuperare queste vecchie varietà che maturano di nuovo. E adesso stiamo di nuovo rilanciando un pochettino questo. Perché hanno un tempo di maturazione più breve. Ma non è più breve, probabilmente hanno selezionato già i nostri anziani, proprio la varietà. Che vanno bene per questa altitudine. Cioè queste le coltellate. E siamo riusciti a trovarne magari una manciata dei granai degli anziani verso quelle zone che siamo riusciti a trovare. Quanto si conserva? Questo è stato messo in congelatore, l'abbiamo fatto il mese di dicembre, quindi viene messo in congelatore, perché sennò diventa troppo duro, bisogna metterlo a bagnare nel vino, se no non... Non ci dispiace, non dovessimo. Se no si conserva anche fuori, messo dentro i depositi, un anno e mezzo. Certo.